Ciao a tutti ragazzi e bentornati. L'unboxing di oggi sarà un po' diverso rispetto al solito, perché qui dentro c'è uno smartphone che io ho già visto ovunque, che anche voi molto probabilmente avete già visto ovunque, ma che il sottoscritto non ha mai toccato con mano, io non l'ho mai visto dal vivo e voglio registrare proprio questo video, questo unboxing, per vedere le mie reazioni, farvi conoscere le mie reazioni vedendo per la prima volta questo device. A me arriva grazie Honor By questa volta, ragazzi, e vi lascio qui sotto in descrizione il link direttamente al sito per acquistarlo, un codice sconto diretto da aggiungere a carrello per comprare insomma con un prezzo scontato questo device, ma soprattutto vi lascio anche il link ad Hype per andare a risparmiare ulteriori 10 € per acquistare magari proprio questo dispositivo. Ma andiamo ad aprire la confezione di questo device e soprattutto vediamo come questa Honor By, che dà 24 mesi di garanzia sui propri prodotti in Italia, come impacchetta il tutto e soprattutto vediamo come è arrivata la confezione. Beh, è piuttosto ben chiusa, qui dentro ci sono delle protezioni per la confezione, e insomma credo si veda anche da qui davanti. No, qui c'è solo l'adesivo di Honor By. Andiamo ad aprire quindi il tutto. Insomma, l'hanno chiusa per benino questa scatola, nulla da dire, quindi brava Honor By, facciamogli fare ancora un giretto e papà! Ragazzi, questo è il Pocophone, e qui c'è anche un bel bigliettino firmato da un certo, credo, Andrea di Honor By, con scritto buona recensione e grazie, insomma, ad Andrea di Honor By. Questa è la confezione, ragazzi, del Pocophone targato Xiaomi, è la versione Global Version, e abbiamo 6 giga di RAM, 64 giga di memoria interna nella versione Black. Andiamo a togliere quindi il coperchio dalla scatola, magari mettiamoci giusti sulla telecamera, speriamo di essere al centro. Qui hanno già tolto l'adesivo frontale dal device, quindi probabilmente questa è un'unità che è già stata utilizzata, penso, o magari testata direttamente da Honor By prima di spedirmelo. Qui c'è il classico manualino di istruzioni, una cover in TPU fumé, ma soprattutto vediamo cosa c'è sotto la confezione di un dispositivo europeo di Xiaomi. Beh, nulla di più rispetto al caricatore con le nostre prese, ragazzi, sono quasi emozionato, è la prima volta che ho uno Xiaomi con questo caricatore, solitamente a me arrivano tutti quelli in variante cinese. Cavetto Type-C e lo spillino per rimuovere il carrellino delle SIM, ma chiudiamo un attimo questa confezione, magari mettiamola qui così che si veda per benino. Togliamo anche la cover e andiamo a vedere lo smartphone. Togliamo anche da qui dietro questo brutto adesivo e cominciamo a parlare un po' di materiali, ragazzi, di questo device. Beh, è plastica e si sente, però non mi dà quella sensazione proprio di plastica economica. Andiamo ad accendere anche lo smartphone, vediamo se ha un po' di batteria. Sì, scrittina Pocophone gialla, molto bella. Cioè, è in plastica, per carità, si sente, cioè, al tatto si capisce che non è vetro. In mano mi dà la sensazione di essere piuttosto leggero, soprattutto dopo ormai una settimana di questo mattone di iPhone XS Max. Sembra davvero leggerissimo e piuttosto fine. Non so le specifiche tecniche, poi ve le racconterò tutte in recensione completa. Comunque, in mano mi sembra piuttosto leggero e anche carino come design. Il display, boh, a me non sembra nemmeno così malaccio. Anzi, devo dire la verità, mi sembra un bel pannello. Dopo ovviamente lo proverò per benino, cercherò di capirne le prestazioni. Qui dentro c'è lo Snapdragon 845, ci sono 6 giga di RAM, è un prodotto che ovviamente rende l'esperienza d'uso come un vero top di gamma, in quanto, ragazzi, sotto il cofano c'è tanta tanta roba e tanta prestazione. Ma quello che mi interessava capire era il design, l'aspetto estetico, questi materiali, insomma. Sì, per carità, sarà in plastica, ma mi sarei aspettato una sensazione diversa. In realtà, vabbè, se non penso al fatto che qui dietro ci sia plastica rispetto ad un vetro, non è che me ne frega più di tanto. Poi quando lo tieni in mano, lo guardi così, magari poi non te ne frega nemmeno nulla appoggiarlo dove sei, perché tanto sai che non si rovinerà come altri prodotti, soprattutto sai che questa plastica non potrà rompersi, magari proprio come del vetro di tanti altri dispositivi. E che dire?
Attacco Type-C qui sotto, una doppia fotocamera qui dietro centrale con un design anche piuttosto carino, tastini che sembrano ben allineati, non mi sembra ci siano giochi strani, un display che ripeto mi sembra davvero bello, alziamolo anche un po' come luminosità, decisamente un bel pannellino ragazzi, che dire, proviamo questo Pocophone che appunto mi è arrivato da Honor Buy, che ringrazio ancora, qui sotto in descrizione troverete il link per acquistarlo, troverete appunto anche questo gruppo Telegram dove poter avere possibilità di risparmiare qualcosina, il codice sconto da aggiungere al carrello e troverete ovviamente anche il link ad Hype per avere 10 euro di sconto magari proprio per acquistare questo prodotto o qualsiasi altro accessorio e quant'altro tra tutti i negozi online. E io per oggi vi saluto da questo Pocophone, è tutto, vi ringrazio di aver visto questo unboxing e di capire quelle che sono le mie sensazioni di fronte a questo nuovo device e seguitemi ovviamente ragazzi su Instagram perché nei prossimi giorni vi porterò sicuramente impressioni, foto, piccoli confronti magari con altri dispositivi proprio da lui, quindi insomma non dimenticate di seguirmi anche su Instagram e adesso vi saluto, ciao a tutti, a presto!